professor Carino, cosa accadrà sulle nostre teste a partire dal 2030 tra taxi, drone, velivoli? Può darsi che sulle nostre teste viaggerà la soluzione al problema del traffico e dell'inquinamento dovuto al traffico su strada. Oramai in tutto il mondo si sta lavorando intensamente per sviluppare velivoli a basso o nullo impatto ambientale mosso da motori elettrici che possano trasportare persone o cose. E anche la Campania, con le sue eccellenze sia industriali che della ricerca, ha una proposta. Esiste un prototipo: entro il 2023, grazie alla collaborazione con GESAC, faremo volare il primo prototipo in scala dall'aeroporto di Salerno. Quindi la vita dei cittadini sarà semplificata, ma la sicurezza? Non c'è niente che voli che non sia straordinariamente sicuro. Si faranno molti più test su questi velivoli di quelli che si fanno sulle automobili, e in ogni caso la tecnologia oramai da decenni mette a disposizione velivoli sicuri.